Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La misericordia del Padre, l'amore del Verbo incarnato e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale dei cieli in Cristo. Benedetto nei secoli, Signore. Gloria a Dio Padre e al Figlio Re dell'Universo. Gloria allo Spirito, degno di lode e tutto santo. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sia il Figlio Unigenito, generato dalla Vergine Maria per la salvezza del mondo. Benedetto sia lo Spirito Santo, che suscita nella sua Chiesa fratelli e testimoni della fede e che conduce la Chiesa alla pienezza della verità. Benedetto nei secoli, Signore. Fratelli e sorelle carissimi, questa assemblea liturgica, mentre celebra il giorno del Signore e fa memoria del suo santo patrono, il Vescovo San Marciano, che con la testimonianza di fede e la predicazione del Vangelo ha dato una identità cristiana a questa comunità di Frigento, in comunione con la Chiesa universale apre solennemente un anno giubilare particolare per il 16° centenario della sua nascita e della sua rinascita in Cristo attraverso l'acqua del battesimo, preludio per un'esperienza particolarmente profonda di grazia e di misericordia divina che vivrà nel contesto dell'anno santo della misericordia. Preghiamo perché l'annuncio della salvezza che il Signore Gesù, nato da donna, ha proclamato per tutti e la sua parola diventi luce ai nostri passi verso il regno che viene. Sì. A sua santità Papa Francesco, beatissimo Padre, con sentimenti di profonda umiltà affido al cuore della santità vostra la presente supplica. Nel prossimo anno 2016 la comunità parrocchiale di Frigento si appresterà a celebrare i 1600 anni della nascita del santo patrono San Marciano Vescovo, che la tradizione indica come primo vescovo di questa antica diocesi. Di San Marciano storicamente si conosce ben poco. Di origine greca e figlio di nobile famiglia, dopo aver lasciato ogni cosa, venne in Italia nella metà del V secolo d.C., con l'intenzione di andare pellegrino a Roma e di consacrarsi al Signore. Percorrendo la via Appia che da Brindisi conduceva a Roma, si fermò in queste zone interne dell'Irpinia, vivendo in maniera ascetica come monaco e facendo opera di evangelizzazione per debellare i culti pagani legati alla dea Mefite ed estirpare la diffusione dell'eresia di Giuliano di Eclano, alla cui diocesi Frigento era soggetta. Per questa forte testimonianza venne acclamato dalla gente quale vescovo della neodiocesi di Frigento, eretta dopo la soppressione della diocesi di Eclano. Dopo una vita interamente spesa per la diffusione del Vangelo in questa terra irpina, morì santamente a Frigento nell'anno 496, all'età di circa 80 anni. Sul suo sepolcro venne costruita una chiesa e verso la fine del IX secolo l'arcivescovo di Benevento, Orso, ordinò la traslazione delle reliquie nella chiesa cattedrale di Benevento, dove sono conservate tuttora. La viva devozione e il fervente amore dei frigentini verso il santo patrono è stata sempre costante ed interrotta, nonostante i vari terremoti che nel corso del tempo hanno devastato questa zona interna dell'Irpinia ed in ultimo la soppressione della diocesi avvenuta nel 1818. Ne sono testimoni l'antica chiesa cattedrale dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo, con l'altare dedicato al santo patrono e le numerose opere d'arte conservate nelle chiese sparse per il paese.
L'antica chiesa di San Marciano, eretta sul luogo che la tradizione indica quale luogo della sua morte e del suo sepolcro, e ricostruita alla fine del XVIII secolo, riporta al suo interno testimonianze delle celebrazioni del XIV e XV centenario della morte, celebrati rispettivamente nel 1896 e nel 1996. Perciò, raccogliendo il parere unanime del Consiglio Pastorale Parrocchiale, con la paterna autorizzazione di Sua Eccellenza Monsignor Pasquale Cascio, nostro Arcivescovo, desidero sottolineare tale ricorrenza con l'indizione di un anno giubilare. Un avvenimento così importante non potrà non conferire ulteriore slancio al nostro cammino pastorale, all'impegno della nuova evangelizzazione, raggiungendo, attraverso la figura di questo Santo Vescovo che conduce a Cristo i cuori di tutti. Ci accompagna la certezza che possa crescere e consolidarsi sempre più la fede in Dio e la profonda comunione con la Chiesa. Tale evento inoltre ci permetterà di ricordare ed onorare la memoria di quanti hanno segnato la storia della nostra comunità ecclesiale. Quanto esposto finora testimonia l'antichità del culto e l'affetto della comunità per San Marciano, tanto che ancora oggi le celebrazioni che si svolgono in alcuni momenti propri e in preparazione alla festa patronale sottolineano la presenza paterna e pastorale di questo Santo Vescovo che ci accompagna nel percorso dell'anno liturgico. La festa patronale il 14 giugno segna, oltre al ritrovo della comunità che risiede in loco, anche il ritorno di emigranti che per il giorno della festa ritornano puntualmente a Frigente per trascorrere questi giorni in famiglia. Mosso da questi sentimenti e dall'ardente desiderio di far conoscere in questa comunità una vita spirituale davvero alta, invoco rispettosamente dalla santità vostra il dono dell'indulgenza che impreziosisca questo speciale evento. Quindi mi permetto di chiedere tale dono nelle ricorrenze legate a San Marciano, patrono della comunità e testimone della fede, ed in altri momenti legati alla vita liturgica della comunità. Con i sensi di paternità e di rispetto alla santità vostra, mi inchino e ringrazio quanto otterrò in nostro favore. Frigento, 25 marzo 2015, Don Pietro Bonomo, parroco. Questa era la lettera che io avevo inviato a Roma per la richiesta dell'anno giubilare. In data 2 giugno è arrivata da Roma la risposta a questa nostra richiesta. Beatissimo Padre, dalla penitenzieria apostolica, Beatissimo Padre, Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi con Sanusco Bisaccia, facendo volentieri sua la lettera di Pietro Bonomo, parroco della parrocchia frigentina, sotto il titolo di Santa Maria Assunta, che si trova nel territorio dell'arcidiocesi, fa presente che nel prossimo anno si compirà il secolo XVI da quando San Marciano, appena nato in Grecia da genitori nobili e molto timoranti di Dio, prese il sacro battesimo. Lasciando in età adulta la patria e imbarcatosi su una nave, San Marciano si diresse verso l'Italia e giunse nel territorio del Sannio, presso una città di nome Frigento, e lì cominciò ad abitare e a condurre vita solitaria. Insieme con Lorenzo, vescovo di Canosa, da Papa San Leone I, da poco eletto, si recò a Roma, dove il Santo Pontefice gli affidò la guida della Chiesa frigentina. Il Santo Vescovo fu eletto patrono presso Dio di Frigento e di Taurasi. Per celebrare secondo il rito quella felice memoria, nella predetta chiesa dal prossimo giorno 14 giugno, data della traslazione delle reliquie, fino al giorno 15 agosto 2016, nel giorno di Santa Maria Assunta, titolare della parrocchia, si svolgeranno funzioni sacre e varie iniziative spirituali, con preciso intento di promuovere nella comunità frigentina una salvifica devozione verso il Santo Patrono e con il suo aiuto di conformare più fortemente al Divino Vangelo i costumi di tutti i fedeli.
affinché più abbondantemente si apra il tesoro della grazia divina per coloro che parteciperanno alle dette celebrazioni, l'eccellentissimo oratore implora il dono dell'indulgenza. Il 2 giugno 2015 la penitenzieria apostolica, su mandato del Santissimo Padre Francesco, elargisce l'indulgenza plenaria secondo le previste condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Che i fedeli in Cristo veramente penitenti e mossi da carità potranno lucrare come nel Giubileo, e anche alle anime dei fedeli tenute in purgatorio a modo di suffragio possono applicare, se in profonda unione con gli intenti spirituali del prossimo anno santo, in forma di pellegrinaggio, visiteranno la parrocchia frigentina di Santa Maria Assunta in Cielo e ivi piamente parteciperanno alle funzioni giubilari, come stabilite nella lettera di supplica, o almeno per un congruo periodo rivolgeranno a Dio umili preghiere per la fedeltà dell'Italia alla vocazione cristiana, per impetrare le vocazioni sacerdotali e religiose e per difendere l'istituto dell'umana famiglia. Infine, con la preghiera al Signore e con il simbolo della fede, con l'invocazione alla Beata Vergine Maria e a San Marciano. I fedeli frigentini, impediti dalla vecchiaia o da grave malattia, potranno ottenere l'indulgenza plenaria se manifestata esecrazione di ogni peccato e l'intenzione di prestare non appena possibile le tre condizioni richieste, in maniera lodevole, dinanzi anche ad una piccola immagine del Santo Patrono, si uniranno spiritualmente alle celebrazioni giubilari, nella propria casa o laddove qualche impedimento li trattiene, e reciteranno le preghiere come sopra indicato, offrendo a Dio i propri dolori. Affinché l'accesso, al fine di ottenere il perdono divino tramite le chiavi della Chiesa, riesca più facile per la pastorale carità, questa penitenzieria fortemente chiede che il parroco, con animo generoso, si offra in quei giorni alla celebrazione della penitenza e amministri agli infermi la Santa Comunione. Questo decreto è valido per il tempo indicato. Nulla in contrario. Roma, dalla penitenzieria apostolica, 2 giugno 2015, Cardinale Piacenza, Mauro Piacenza, firmato. È bene rispondere al dono di grazia che viene alla comunità e a quanti verranno in questo anno a Frigento con la preghiera, perché quanto il Papa nella sua benevolenza concede nasce dal cuore di Cristo. Fratelli e sorelle, innalziamo la nostra lode e la nostra preghiera alla Trinità, unico e sommo Dio. Nella docilità allo Spirito Santo possiamo camminare con Cristo verso il regno che il Padre ha promesso, nel quale ogni creatura sarà rinnovata. Lode e gloria a te, unico e sommo Dio. Sì, benedetto, o Padre, che nel tuo infinito amore ci hai donato l'unigenito tuo Figlio, fattosi carne per opera dello Spirito Santo nel seno purissimo della Vergine Maria. Egli si è fatto nostro compagno di viaggio e ha dato nuovo significato alla storia, che è un cammino fatto insieme nel travaglio e nella sofferenza, nella fedeltà e nell'amore, verso quei nuovi cieli e quella nuova terra in cui tu, vinta la morte, sarai tutto in tutti. Gloria, gloria a te, Santissima, unico e sommo Dio. Sostieni, o Padre, con la forza dello Spirito, l'impegno della Chiesa per una nuova evangelizzazione. Guida i nostri passi sulle strade del mondo per annunciare Cristo con la vita, orientando il nostro pellegrinaggio verso la città della luce. Risplendono i discepoli di Gesù per il loro amore verso i poveri e gli oppressi. Siano solidali con i bisognosi, siano indulgenti verso i fratelli per ottenere essi stessi da te indulgenza e perdono.
Gloria e gloria a te, Trinità Santissima, universo Dio. Concedi, Padre, che i discepoli del tuo Figlio, purificata la memoria e riconosciute le proprie colpe, siano una cosa sola, così che il mondo creda. Si dilati il dialogo e tutti gli uomini scoprano la gioia di essere tuoi figli. Alla voce supplice di Maria, madre delle genti, si uniscano le voci oranti degli apostoli, dei martiri cristiani, dei giusti di ogni popolo e di ogni tempo. Gloria, gloria a te, Trinità Santissima, unico e solo Dio. A te, Padre onnipotente, origine del cosmo e dell'uomo, per Cristo, il vivente, Signore del tempo e della storia, nello Spirito che santifica l'universo e che nel tempo e nello spazio ci dona i testimoni della fede, la lode, l'onore, la gloria, oggi e nei secoli senza fine. Amen. Gloria in excelsis Deo. Grazie.
misericordioso, che hai preparato la Pasqua ai nostri padri, con la predicazione e l'esempio di San Marciano, concedi alla nostra comunità di ascoltare e proclamare fedelmente la tua parola, perché in noi fiorisca e fruttifichi la grazia che ci hai donato nel tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e lo pianterò sopra un monte alto, imponente. Lo pianterò sul monte alto di Israele. Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno. Ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso. Faccio seccare l'albero verde e germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. È bello rendere grazie al Signore. È bello rendere grazie al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore, fioriranno negli astri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi per annunciare quanto è retto il Signore, mia roccia, e Lui non c'è malvagità. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione. Siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al Tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Parola di Dio. Il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna. Alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spica, poi il chicco pieno nella spica. E quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciavo loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Sicuramente il primo aggettivo che viene in mente in questo giorno, per quanto stiamo vivendo, è storico. Un avvenimento storico, una giornata storica. Questo aggettivo da solo potrebbe essere equivoco, perché potrebbe alimentare soltanto un senso di grandezza. Stiamo compiendo qualcosa che rimarrà nella storia. Invece l'aggettivo storico deve essere subito qualificato. Stiamo vivendo un avvenimento di storia della salvezza. E allora non c'è motivo di inorgoglirsi, ma c'è invece motivo di sentirsi in questo lungo percorso della storia che Dio ha reso salvifica con la presenza del Figlio suo, Gesù Cristo, che è venuto a instaurare nel mondo il regno di Dio. Il regno di Dio è presente, opera, agisce, e la storia degli uomini è storia di salvezza, in cui gli uomini sono salvati, in cui gli uomini sono perdonati, in cui gli uomini ritrovano la via per Dio e la via per la dignità umana. La parola di Dio ascoltata in questa domenica ci suggerisce questa riflessione, che viene in qualche modo a dare significato autentico a quanto stiamo vivendo. A cosa posso paragonare il regno di Dio? Dice Gesù. Seme che cade nel terreno.
a un granello di senape che cade nel terreno e inizia il suo sviluppo. È bello aver associato questo anno giubilare della comunità parrocchiale e cittadina di Frigento alla nascita e alla rinascita nel battesimo del santo patrono marciano, perché è un unico evento: nascere e rinascere. Nascere per la grandezza dell'amore di Dio che continuamente genera alla vita, ma rinascere nel perdono e nella misericordia del battesimo per essere, vivere da figli di Dio. La nostra vita è un dono, e la nostra vita da figli è una grazia che arricchisce questo dono. Ora, in questo anno giubilare, attraverso le diverse celebrazioni, le iniziative e soprattutto il cammino personale di ciascuno, dobbiamo arrivare a questa conclusione: la mia vita è dono di Dio, e la mia vita da figlio di Dio è una grazia che continuamente si rinnova. E l'anno giubilare, con l'abbondanza di misericordia di Dio, ci ricorda proprio questo continuo rinnovamento della nostra vita. Papa Francesco dice: voglio essere un uomo convertito che si converte. È interessante, non dice un uomo convertito che ora può vivere da figlio di Dio, un uomo convertito che si converte, perché non c'è mai sosta nella conversione, non c'è mai sosta nella gioia di sentire il perdono di Dio che rinnova ancora oggi la tua vita. Come ogni mattina soliamo ringraziare Dio perché vediamo un nuovo giorno, dobbiamo ringraziarlo parimenti, perché quel nuovo giorno che vediamo è un giorno che nasce dalla grazia, che si vivifica per il suo perdono, che avrà bisogno sicuramente nel corso della giornata di essere sostenuto dal perdono. Grazie per la vita, grazie per il perdono che continuamente rende degna la mia vita. L'insistenza sul perdono non va soltanto a mettere in luce la nostra cattiveria, il nostro peccato. L'insistenza sul perdono va a mettere in luce anche e soprattutto la nostra fragilità, il nostro limite, l'incapacità che noi abbiamo di compiere il bene. Per cui quella grazia non viene solo a sanare, a guarire, quella grazia viene a dare forza alle nostre azioni, a dare consistenza al bene che vogliamo fare, a dare la giusta direzione al bene che dobbiamo compiere. Ecco allora il primo impegno come comunità che dobbiamo assumere: scoprire la nostra vita come dono e l'essere figli di Dio come grazia sua che continuamente si rinnova. Tutto questo, dicevo, avviene nel ricordo di San Marciano, della sua nascita e della sua rinascita nel battesimo. E allora vediamo in lui come questo chicco del seme del regno è entrato ed è diventato stelo nella sua fede, che è emersa dal suo cuore e poi è diventata spiga, perché questa fede si è allargata ai fratelli. E noi sappiamo bene che nella spiga non c'è solo un chicco, ci sono tanti chicchi, per cui la fede seminata in noi dall'annuncio del regno, dalla grazia del battesimo, mentre si sviluppa, deve poi aprirsi alla comunione e alla comunità. Ma all'interno di questa spiga rimane sempre la responsabilità personale, per cui Gesù dice: poi il chicco diventa maturo. Il chicco seminato, lo stelo, l'apertura alla fede che cresce, e poi la spiga,
la comunione con i fratelli e poi io in questa spiga con la maturità della mia fede, un chicco maturo. E quando il chicco è maturo è pronto per essere quel frutto da mangiare o per essere ancora una volta quel seme da seminare. Ecco, Marciano nella maturità della sua fede è stato un chicco da seminare, ma seminare qui, dove il Signore lo ha condotto, dalla sua Grecia all'Irpinia, dalla sua città a Frigento. E la sua fede matura è stato il chicco, il seme, perché questa comunità potesse ricevere l'annuncio del Regno di Dio e costruirsi come famiglia che vive del Regno e rappresenta il Regno di Dio in mezzo agli uomini. I martiri, divenuti chicchi maturi, venivano divorati dalle belve. Ed è molto bella la pagina di un martire vissuto qualche secolo prima del nostro Marciano, Sant'Ignazio di Antiochia, che dice: «Oh, come desidero diventare anch'io quel pane da essere divorato, il martirio, come disponibilità a versare il sangue per Gesù Cristo». E questo male che divora il martire diventa esso stesso seme di nuovi cristiani. Sono chicco, ormai maturo, per essere macinato nella bocca delle belve, dice Sant'Ignazio. Che immagine per noi spaventosa, ma che immagine di grande fede di quest'uomo che sa che è condotto a Roma per il martirio, mentre Marciano sa che si avvia per un viaggio missionario in quella terra che il Signore sta per indicargli e a cui lo ha già destinato. A me, pensando a questa liturgia, ha commosso leggere Ezechiele. E ve lo rileggo nel primo passaggio e vedete se anche la vostra mente, adesso aiutata da me, non corre subito a Marciano e a noi. Un ramoscello, ricordatela questa parola di Ezechiele per questo giorno, un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò e poi e lo pianterò sopra un monte alto, imponente. In questo verso di Ezechiele sta la storia umana, cristiana e episcopale di Marciano. Sì, dalla cima del cedro, la grande Grecia, la grande cultura greca, ormai battezzata dal cristianesimo, dal grande cedro, dalle punte di questo cedro. Questo ramoscello è stato piantato dove? Sull'alto monte di Frigento. Perché Frigento è alto, domina, ha dominato, ma deve dominare, come dice il Vangelo, la città sul monte che per la sua fede illumina, per la sua fede è visibile e per la sua fede attira gli sguardi. Ma questo è possibile perché il ramoscello marciano è stato staccato dall'alto cedro ed è stato piantato sul monte alto di Frigento. Ed è diventato come quel granellino di senape di cui parla il Vangelo, un albero grande alla cui ombra e al cui riparo si sono ristorati nei secoli i nostri padri. Fino a noi oggi ancora ci ristoriamo all'ombra di questo grande albero che è Marciano. Ma qui è la logica del regno, si parte piccolo, ma si diventa grandi solo per gli altri. E quando bisogna ripartire bisogna essere di nuovo piccoli, per cui qualche altro ramoscello tante volte nel corso dei secoli è stato staccato da questo albero grande di Frigento per essere portato altrove, perché la fede parte piccola, parte seme, parte ramoscello, parte granellino di senape. E Gesù lo dice: se aveste fede quando un granellino di senape, voi spostereste le montagne.
Il regno parte nella piccolezza ed è efficace. Quando veramente la nostra fede nasce e rimane umile e piccola, è anch'essa efficace. E questo è il secondo impegno per il momento, poi ci rivedremo ancora in questo anno, per questo anno giubilare. Ritroviamo l'umiltà nella nostra fede. Non facciamo della nostra fede solo un fatto di folklore o di facciata o di identità storica. Andiamo nel concreto del nostro cuore, lì nell'intimo, e diciamo: c'ho io questo granellino di fiducia in Gesù Cristo che mi ha salvato. Se c'è, allora sono a disposizione del regno di Dio, e come per Marciano, anche in me cresce il regno di Dio. L'anno serva a ritornare, a ritrovare a questo granello di senape che è la nostra fede davanti alla grandezza dell'azione di Dio. E infine il vostro anno, come un piccolo ruscello, si immergerà nel grande fiume dell'anno della misericordia che Papa Francesco ha voluto per tutta la Chiesa, per cui non potrà camminare da solo questo ruscello. Dovrà in qualche modo, nelle celebrazioni, ma soprattutto nell'ascolto della parola, nella riflessione, nelle iniziative comunitarie, vivere del grande anno della misericordia. Ma questo ruscello, nella sua limpidezza di fede, contribuirà per tutta la Chiesa ad annunciare la misericordia di Dio che è per tutti gli uomini. Amen. Credo in un solo Dio, Padre di Dio, del cielo e della terra, in tutte le cose visibili e invisibili, che è un solo Signore di Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, il Dio da Dio, luce da luce, e la vera del mio vento, generato e creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per gli uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. Preghiamo insieme dicendo: venga il tuo regno, Signore. Venga il tuo regno, Signore. Per la Chiesa, perché con fedeltà al Vangelo continui con fervore il suo impegno missionario nel mondo, rinnovando nella carità la sua attenzione verso i più deboli, preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per le famiglie, perché coltivino ogni giorno la virtù della pazienza, mantenendo saldo il vincolo dell'amore e della fedeltà. Preghiamo. Venga il tuo regno, Signore. Per la nostra comunità parrocchiale, perché annunci il tuo amore camminando in comunione, allontanando ogni divisione e favorendo l'incontro con i lontani. Preghiamo. Signore Gesù, che in parabole ci hai parlato del regno di Dio,
con un granello di sete. Donaci di confidare sempre in te, con la pazienza e la speranza del seminatore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Padre Santo, i doni che ti presentiamo, facendo memoria del servizio profetico e apostolico che San Marciano dedicò alla morte e risurrezione del tuo figlio, e fa che il tuo spirito trasformi la nostra vita nell'offerta dell'unica Eucaristia a te gradita, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Amen. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, Pastore unico e supremo di tutto il gregge, prima di entrare nella gloria invisibile, pose i vescovi, vicari del suo amore, a reggere il popolo santo,
che egli ti aveva acquistato nel suo sangue. Con l'aiuto della tua grazia, o Padre di immensa bontà, il Vescovo San Marciano seppe essere un pastore secondo il tuo cuore, guida ed esempio alla Chiesa a lui affidata, dispensatore accorto ed infaticabile, non di ricchezze terrene, ma di valori eterni. E oggi, che coronato di luce perenne, loda nei cieli la tua infinita grandezza, alla sua voce e a quella di tutti i beati, uniamo anche la nostra, cantando l'inno di lode. Veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie e con la preghiera di benedizione lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciata la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito,
perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, con il nostro patrono San Marciano che oggi onoriamo, tutti i santi, nostri intercessori, presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pasquale, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia O Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un gesto di pace. Thank you.
comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per noi giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di celebrare la tua mensa, ogni soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you.
preghiamo. Dio fedele, che non ci fai mancare il nutrimento della parola e ci sazi con il corpo e il sangue del tuo Figlio, rinnova ogni giorno nella nostra comunità l'opera mirabile che per il ministero di San Marciano il tuo Spirito compì nei nostri padri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Seduti un attimo. Buongiorno, io porto il saluto della comunità frigentina a Don Pietro e a Sua Eccellenza il Vescovo Don Pasquale Cascio e li ringrazio a nome della nostra comunità per l'impegno che hanno profuso per far sì che questa di stamattina appunto sia una giornata storica, come diceva il Vescovo. Abbiamo l'onore e anche la responsabilità di ospitare quest'anno giubilare dedicato a San Marciano, che va dalla data di oggi, dal 14 giugno, al prossimo 15 agosto 2016. E quindi sarà poi Don Pietro, insieme al Vescovo, a dirci come si svolgerà quest'anno giubilare, quali saranno le manifestazioni che si terranno a Frigento, e sicuramente avremo anche modo di riflettere sul nostro percorso di fede, sul percorso di fede della nostra comunità. Avremo modo di chiedere a San Marciano di illuminare il nostro percorso, di illuminare la nostra strada, di guidarci verso un percorso di sviluppo sociale ed economico. Però innanzitutto, credo, rimarcando le parole di Don Pasquale Cascio, dobbiamo fare in modo che questo seme che è stato seminato qui con la venuta di San Marciano possa svilupparsi sempre di più. E quindi, come diceva il Vescovo, la grazia è un processo che si rinnova, quindi deve continuare a rinnovarsi, e noi dobbiamo mettercela tutta per fare in modo che questa nostra comunità continui ad essere toccata dalla grazia. Io auguro a tutti una buona festa di San Marciano e che sia anche una giornata di riflessione da trascorrere in famiglia. Qualche mese fa, Don Pasquale, quando sono andato a Nusco a ritirare la statua di gesso che adesso si trova qui in fondo alla chiesa a destra, questa antica statua di gesso di San Marciano che stava in cattedrale, rimasi colpito dal sorriso di San Marciano, che rispetto a quella in argento, questa di gesso è un po' più giovane, e mi sono rispecchiato un po' in questa figura. Ormai sono 11 anni che sono parroco qui a Frigento e con San Marciano abbiamo tanti aspetti insieme che sottolineai qualche anno fa. Forestiero anche lui, forestiero sono io, venuto da lontano pure lui, venuto da lontano pure io. E guardando quell'immagine ho detto: che cosa posso fare di più per questa comunità di Frigento? Sono giovane ancora e quindi posso fare ancora qualcosa prima di finire il mio secondo mandato in questa parrocchia. E è venuto fuori quest'anno particolare, anno giubilare. Quindi sento il dovere di ringraziare il Signore perché attraverso il dono di questa figura ci fa capire che Lui è presente in mezzo a noi. La sua testimonianza di vita e di fede ci fa capire che il Signore non ci abbandona mai, anche quando quel piccolo grano di frumento, di senape, deve essere gettato nel solco per dare vita nuova e sviluppi migliori. Ringrazio Papa Francesco che attraverso la penitenzieria apostolica ci ha dato la possibilità di vivere quest'anno speciale. Non sottovalutatelo, cari parrocchiani. È un anno veramente speciale. Passeremo alla storia, diceva Don Pasquale, ma più che alla storia umana dobbiamo passare nella storia di Dio, che è più importante. Ringrazio Don Pasquale per aver appoggiato questa mia richiesta e questa mia supplica per il dono di grazia e di misericordia che il Signore ci dà in quest'anno particolare.
Ringrazio il Consiglio Pastorale e il Comitato Festa che hanno appoggiato pienamente questo mio desiderio e questa mia scelta. E ringrazio anche Padre Emidio e Padre Tarcisio che sono presenti qui stamattina, perché il Santo Patrono è di tutta la comunità. Non è solamente del Cucuzzo, è l'identità di una comunità. Ci saranno vari momenti che vivremo insieme, poi costituiremo dopo che passerà un po' di tempo, dobbiamo ancora organizzarci per costituire un piccolo comitato particolare che gestirà quest'anno speciale, che poi un altro dono in più per questa comunità non è 12 mesi, è 15 mesi, da oggi fino al 15 agosto del 2016. Ho dimenticato di dirvi alcune date, ma poi faremo un piccolo dépliant e verrà distribuito. Oggi c'è l'apertura, i giorni particolari di grazia e di misericordia saranno il 14 di ogni mese fino al 14 agosto dell'anno prossimo, la novena dell'Assunta di quest'anno, la festa di San Rocco di quest'anno, il 23 gennaio festa dello sposalizio della Madonna con San Giuseppe, il 9 maggio festa della Madonna del Buon Consiglio, le Santissime 40 ore 6, 7, 8 e 9 febbraio, la novena di San Marciano dell'anno prossimo, la festa patronale, la festa dell'Assunta, eccetera. Ci saranno diverse date che poi, ripeto, comunicherò a tempo debito. Ed è allora, carissimi, il momento veramente di dire grazie al Signore attraverso il nostro Santo Patrono. E adesso recitiamo insieme questa preghiera che trovate nell'immaginetta che vi è stata distribuita, e diamo grazie veramente al Signore per il dono che ci fa. Insieme a te, San Marciano, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera. Sulla scia dei nostri padri, noi frigentini veneriamo in te il pastore vigile e il padre provvidente. Guida questa nostra comunità con la tua intercessione e il tuo patrocinio. Riempila dello spirito di carità che animò la tua vita e il tuo ministero di uomo di Dio e fratello di ogni uomo. Aiuta oggi quanti vivono nella miseria materiale e spirituale. Benedici le nostre famiglie, il sorriso di chi si affaccia alla vita, le attese e le speranze dei giovani, la pazienza dei nostri anziani. Allevia e solleva il dolore e la sofferenza dei nostri malati e di chi vive il dramma della solitudine. Accompagna il nostro cammino di fede fino alla porta del paradiso, dove assieme a Maria Santissima ci accoglierai un giorno. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di San Marciano, patrono della nostra comunità, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in San Marciano la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in San Marciano ci ha offerto un esempio di totale adesione al Vangelo, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.